automobile, oggi parleremo di questo. Questo è per chi ha un Harley, come sa già cos'è. Comunque un nero goffrato. E l'effetto che ha il motore dell'Harley. Vedremo come farlo. Questo era un semplicissimo carter d'alluminio di una moto. Era di una Piraggio questo qua, quindi. Adesso vi faccio vedere cosa occorre, come farlo e come viene questo qua il risultato. Allora, questo qui è il carterino che andremo a fare sempre d'alluminio. Non potrebbe essere un carter motore, quindi stesso materiale. Adesso vi faccio vedere come viene. Allora, innanzitutto vediamo cosa serve. Innanzitutto serve questa bomboletta qua. Questo è un aerogoffrato per pastiglie dei freni. Lo trovate in colorificio, qualsiasi negozio. Non tutti ce l'hanno però, magari chiamare prima. Python Road Rovato li hanno queste qua. Comunque eventualmente anche il negozio potrebbero averne, basta chiamare prima. Poi servirà il diluente, semplice diluente normalissimo. Diluente. Uno straccetto. Della carta vetra. Sulla carta vetra in questo caso ho qui solamente a disposizione quella molto grossa, non più fine. Quindi in realtà bastava una carta vetrata molto fine. Però va bene anche questo qui, tanto poi il goffrato va a chiudere tutti i buchi, che poi voi vedete in effetti, vedete che va a chiudere tutti i buchi, va a chiudere, quindi anche se adesso io la carteggerò apposta, lo graffierò tanto con questa carta, da smeriglio questa qua. Adesso la faccio alla buona, fammi vedere. Ok, l'ho graffiato tutto. In realtà basta solamente qua sotto è trasparente. Ripeto, solo questa carta vetrata qua andrebbe la carta più fine. Poi prendete il vostro bel straccio col diluente. Fate una passata per eliminare i residui di polvere. Ok, come vedete è bello lucido. Adesso mi sposto, ovviamente non lo faccio qua sul tavolino, mi sposto per terra e faccio vedere come spruzzarlo e l'effetto che ha appena spruzzato e poi come va riscaldato. Quindi adesso ci sposteremo un attimo in un'altra postazione, vi faccio vedere come viene l'effetto goffrato. Eccoci qua che siamo spostati alla postazione. Adesso vi faccio vedere come si spruzza e poi con questa pistola l'effetto di quando si scalda. Allora, questo era già preparato, avete visto prima. Adesso spruzzerà male perché è una bomboletta vecchia. È molto semplice, basta coprirlo semplicemente. Vedere è stralucido. Quindi basta semplicemente coprire, vedete com'è lucido? Guarda com'è lucido. Adesso abbiamo la pistola con due velocità, questi 2000 watt, e scaldiamo. La distanza della pistola imparerete voi con esperienza, né troppo vicini né troppo lontani. L'ho fatto scaldare appena appena un po' ovunque. Quando comincia a asciugarsi comincerà a diventare, a goffrarsi, diciamo. Mi avvicino al fuoco e vi faccio vedere quando comincia. Più o meno ci vogliono 5 minuti. Ecco, comincia, guardate. Vedete che bello?
adesso io ho spento perché era giusto una prova demo, questo per farvi vedere. Quindi vedete quando lo spruzzate è tutto lucido, dopodiché comincia a raggrinzirsi, quindi fa l'effetto goffrato. Questo è l'effetto del motore dell'Harley. Adesso io ho fatto un video molto veloce, molto blando, però per farvi capire come funziona l'attrezzatura. Potete farci, ripeto, tutto, carta del motore, tutte le parti metalliche le potete fare. Non fatelo sulla plastica perché poi quando andrete a scaldarlo brucerete e squaglierete anche la plastica. Questo è un altro che ho fatto di prova, coperchietto di prova. Questa era qua invece della Virago. Come potete vedere diventa un effetto Harley. Che bello. Niente, che dirvi ragazzi, a distanza da pistola imparatela voi da voi con l'esperienza. Fate esperimenti prima su dei pezzi metallici. Fate la prova, la bomboletta è questa qua. Ripeto, non sapete dove prenderla, si trova in rete. Comunque il Python Road ce l'hanno, quindi basta chiamare, cercare su Facebook loro, un negozio che ve la fate spedire. Niente ragazzi, vi ringrazio per mi seguire sempre sul mio canale. Continuate a mettermi like, chi non è iscritto si può iscrivere con l'account dei social direttamente. E continuiamo a crescere, il canale continua a crescere, man mano continuo a pubblicare nuovi video, nuove esperienze da condividere con voi. Comunque vi ringrazio a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi!